La storia, l'attualità e l'informazione, tutto questo insieme nel notiziario Adi che apre questo numero come sempre dando uno sguardo ai titoli. 70 anni di storia all'insegna del servizio di Dio e dell'annuncio del Vangelo e il sunto del messaggio espresso nel culto di ringraziamento che si è tenuto nella città di Napoli. 6 diplomi consegnati a testimonianza di 6 vite trasformate e quanto accaduto il 27 maggio presso il Centro CADES che ha concluso il 38esimo anno di attività. Raccontare la trasformazione operata da Cristo Gesù e dalla sua grazia attraverso un docufilm. Joyce, davvero libera, è il titolo dell'opera presentata. Bentrovati, eccoci insieme, dopo i titoli iniziamo col primo servizio che ci porta a Napoli, una città meravigliosa nella quale è stato celebrato il culto di ringraziamento al Signore per i 70 anni di attività delle Assemblee di Dio in Italia, una storia che continua. Giornata speciale per la Chiesa Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Napoli, quella di mercoledì 8 giugno. In questa data si è tenuto un culto di ringraziamento al Signore Gesù in occasione del 70° anniversario della nascita delle Assemblee di Dio in Italia, che viene individuata nell'anno 1947. Il nome di quella che sarebbe diventata la maggiore organizzazione evangelica d'Europa, le Assemblee di Dio in Italia, appunto, derivò dall'intesa stipulata da molte congregazioni pentecostali italiane con le Assemblee di Dio americane, intesa che portò all'attuale Associazione di Chiese Evangeliche di Fede Pentecostale, riconosciute legalmente con questo nome come ente morale di culto fin dal 1959. Alla riunione era presente l'intero Consiglio Generale delle Chiese Adi che proprio dal 6 all'8 giugno scorsi era ospite nella città partenopea per i consueti lavori di carattere spirituale e amministrativo. Assieme alla chiesa locale, anche decine di pastori di altre chiese associate che si sono raccolti per presenziare a questa tappa fondamentale della testimonianza evangelica pentecostale in Italia. Nella riunione di culto, caratterizzata da un profondo senso di ringraziamento al Signore per l'aiuto ricevuto fino a questo momento, un gruppo corale congiunto di giovani adulti della comunità ha eseguito diversi canti cristiani. La presenza di partecipanti di ogni età è stata la chiara dimostrazione di come il Signore porta avanti l'opera sua attraverso le generazioni. Toccante è stato anche il momento di preghiera del pastore onorario Daniele Melluso, che ha evidenziato come la mano di Dio sia stata all'opera fin dall'inizio di questo movimento. A ciò sono seguite le note storiche esposte dall'attuale pastore della comunità di Napoli, Davide Diorio. La predicazione della parola di Dio è stata affidata al dottor Felice Antonio Loria, presidente e legale rappresentante delle Assemblee di Dio in Italia. Il testo è stato tratto dal libro di Neemia, capitolo 6, versetto 3, che dice: «Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Nella predicazione è stata sottolineata l'importanza di non lasciarsi fermare nell'adempiere il compito affidato dal Signore Gesù e la necessità di continuare a lavorare nell'opera alla quale siamo stati chiamati. Gradito e apprezzato anche il videomessaggio di saluto e di congratulazioni da parte del pastore George Wood, sovrintendente generale delle Assemblies of God negli USA, che ha espresso felicitazioni anche a nome delle Assemblee di Dio nel mondo. «È un grande privilegio per me mandare i miei saluti a tutti voi per la celebrazione del 70° anniversario delle Assemblee di Dio in Italia». Nel saluto è stata sottolineata l'importante crescita avvenuta negli ultimi 70 anni non solo delle Assemblee di Dio in Italia ma nel mondo. È stata una serata di preziosa memoria e comunione fraterna conclusasi con la certezza che il Signore porterà ancora avanti la sua opera verso nuovi traguardi. Sono 38 gli anni accademici conclusi al Centro CADES e il 27 maggio si è concluso questo ultimo percorso didattico nel quale ben 6 giovani hanno testimoniato dell'opera compiuta da Gesù nel loro cuore.
Sabato 27 maggio 2017, una data davvero speciale, è quella dove negli ampi spazi esterni del centro Cades di Melazzo, in provincia di Alessandria, si è tenuto il culto di ringraziamento a Dio per il completamento dei 38 anni di attività del centro. La chiusura delle attività annuali sono un appuntamento divenuto oramai consueto, ma che rappresenta sempre uno dei punti forti del calendario degli eventi in agenda dell'Italia Nord-Ovest, che segue e partecipa in massa, ringraziando Dio per la conclusione del programma di alcuni studenti. Una giornata intensa anche quest'anno, iniziata alle 10 con il culto mattutino presieduto dal pastore Alessandro Cravana. Predicatore ospite Antonio Di Bello, pastore delle chiese Adi di Foiano della Chiana e San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, che al mattino ha condiviso con i presenti uno studio biblico di carattere pratico, intitolato «Guardati dal trascurare», fondando le considerazioni sul testo biblico di Secondo Re, capitolo 6, versetto 9. Dopo il pranzo offerto dal Centro Cades, ha avuto inizio il culto conclusivo presieduto dal presidente del centro, il pastore Mauro Stevanato. La predicazione della parola di Dio esposta dal pastore Di Bello ha poi lasciato spazio ad un momento particolarmente emozionante, durante il quale cinque giovani ospiti del centro, giunti alla fine del programma di recupero, hanno ricevuto il diploma e testimoniato a tutti dell'opera che il Signore ha compiuto nella loro vita, salvandoli e liberandoli dai legami della tossicodipendenza. Cambiamo notizia, ma non cambiamo argomento. Parliamo ancora della grazia salvifica di Cristo Gesù, che trasforma la vita, che trasforma i cuori, e questa volta viene raccontata attraverso un docufilm. Seguiamo. Sono più di 11.000 le donne che nel 2016 sono arrivate in Italia dalla Nigeria. Di esse l'80% è costretto alla prostituzione per ripagare il debito contratto con le organizzazioni malavitose per arrivare in Europa. Joyce, davvero libera, è il docufilm Opera Prima del regista Giuseppe Scarfiglieri, che accende i riflettori sul delicato tema della tratta degli esseri umani. Joyce è una storia d'amore. Abbiamo voluto raccontare la storia dell'amore di Dio. L'amore di Dio che accomuna i tantissimi volontari, le decine di volontari che ogni giorno raggiungono in tutte le città d'Italia queste donne vittime di questa grande piaga. Liberamente tratto dalla storia vera di 10 donne che hanno voluto raccontare il proprio sogno infranto nell'incubo della strada, Joyce è la storia di una ragazza che accomuna l'esperienza della maggior parte delle donne vittime dello sfruttamento sessuale. 50 intensi minuti in cui la sensibilità del regista si è concentrata sulle emozioni dei personaggi, senza mai tralasciare il particolare più importante, la salvezza in Gesù Cristo. Joyce è un progetto tutto italiano che ha coinvolto cristiani evangelici di molte città della penisola, mossi dall'unico intento di testimoniare la potenza liberatrice di Dio. Infatti sono centinaia le donne che ogni anno vengono salvate dalla strada, ricoverate in rifugi al riparo dai propri aguzzini e assistite spiritualmente da numerosi gruppi cristiani e associazioni che contano diverse unità operative su strada in tutta Italia, tra questi anche il progetto 72 ore per Cristo. Il mediometraggio è prodotto da Il Vero Senso della Vita, un team che si occupa della comunicazione del Vangelo attraverso la produzione di contenuti di edificazione cristiana. La presentazione di Joyce, davvero libera, che ha il solo scopo divulgativo, avverrà il 13 giugno alle 20 al Dual Village di Caserta. E concludiamo questo numero ricordandovi che potete seguirci ancora attraverso l'applicazione Radio Evangelo Network e il sito www.dmrt.it. Inviateci le vostre notizie a notiziario@assembleedidio.org e per qualunque necessità non esitate a contattarci. Grazie per essere stati con noi, al prossimo numero.